facciamo oggi una chiacchierata sui compressori centrifughi. In realtà molte delle cose che possiamo dire per questo tipo di macchine già le abbiamo detto per le pompe centrifughe, molte cose possiamo trasferirle in tale quale, tipo il problema dello slip factor e i fattori, i metodi per calcolare tale slip factor che, come abbiamo visto per la pompa, è un punto cruciale per quanto riguarda il dimensionamento della girata. Qual è la differenza sostanziale che emerge e che ricordate già dal corso di macchine tra compressori centrifughi e pompe? Beh, che il lavoro richiesto per la compressione di un aeriforme è molto più elevato di quello richiesto dalla compressione di un liquido, come già ricordato. Ora, siccome noi abbiamo capito il lavoro scambiato è funzione della velocità di trascinamento, la velocità caratteristica della girante, della U, questo significa che nei compressori noi avremo a che fare con velocità periferiche U molto più elevate di quelle che abbiamo nelle pompe, proprio per la necessità di scambiare un lavoro specifico molto più alto di quello che deve essere scambiato nelle pompe. Quindi mentre nelle pompe centrifughe o anche quelle aeree la velocità di rotazione e le velocità periferiche massime raggiunte dalla pala non sono mai alte, non sono mai elevate, nei compressori viceversa spesso si ha a che fare con velocità periferiche di centinaia di metri al secondo e quindi molto spesso i compressori non possono essere trascinati semplicemente da motori elettrici, ma abbiamo regimi di rotazione molto superiori ai classici 3000 giri minuto che sono quelli caratteristici di motori asincroni più semplici, ma come ben sapete possiamo arrivare a diverse migliaia, diverse decine di migliaia di giri al minuto di rotazione o addirittura diverse centinaia di migliaia di giri al minuto per quanto riguarda la velocità di rotazione, caratteristica tipica ad esempio dei piccoli compressori centrifughi che si utilizzano per sovralimentare le autovetture. Quindi regimi di rotazione elevate, necessità spesso di avere a che fare con moltiplicatori di giri tra motore e macchina a fluido, andiamo a sfruttare fino in fondo quelle che sono le caratteristiche resistenziali del materiale. Nelle pompe non ci siamo posti il problema, nel compressore ci dobbiamo porre il problema. Qual è la massima velocità periferica che la macchina può tollerare? Dopodiché, nelle pompe abbiamo il problema della cavitazione, nei compressori abbiamo a che fare con degli aeriformi, quindi mezzi comprimibili, quindi dobbiamo tener conto del problema del superamento della velocità del suono. Là dove abbiamo correnti supersoniche si possono formare, come abbiamo visto, delle onde d'urto altamente dissipative e quindi noi dobbiamo tenere ben sotto controllo questo problema. Normalmente i compressori centrifughi sono macchine che devono lavorare sempre in regime subsonico, quindi ci dovremo preoccupare di verificare che effettivamente le velocità relative o assolute a seconda del punto in cui ci mettiamo per la verifica della macchina siano tali da avere un numero di Mach sufficientemente minore di 1. Per quanto riguarda l'approccio al progetto, macchina termica, continuiamo però, come già abbiamo detto nella similitudine, per quanto riguarda il progetto, continuiamo a fare riferimento a quei parametri adimensionali che abbiamo sviluppato per le macchine idrauliche. Quindi coefficiente di lavoro, coefficiente di carico, coefficiente di flusso, velocità specifica, diametro specifico, insomma tutti quelli che abbiamo visto e che abbiamo utilizzato per la pompa, così li utilizzeremo anche per i compressori. L'architettura simile a quella delle pompe, quindi differenti. Per quanto riguarda la girante, questa è sempre prolungata, le pale sono sempre prolungate verso la bocca di aspirazione della macchina per facilitare l'imbocco del flusso ai condotti orologici. Normalmente in questo primo tratto della pala, che è prolungato appunto verso la bocca di aspirazione della macchina e che è chiamato induser, non c'è effettivamente scambio di lavoro tra flusso. Serve soltanto per facilitare l'imbocco dei condotti stessi. Dopodiché abbiamo la nostra girante che può essere di varia forma, come abbiamo visto per le macchine centrifughe, fondamentalmente o pale rivolte all'indietro o pale radiali, queste sono le geometrie classiche dei compressori centrifughi.
Il flusso viene scaricato verso quello che è chiamato diffusore non palettato, cioè praticamente c'è un diffusore nella cassa della macchina, è richiamato un diffusore anulare in cui il fluido, prima di raggiungere quello che è effettivamente il diffusore palettato che serve, che qui vedete disegniamo nel piano intrapalare, il flusso ha a disposizione tutto quanto questo spazio, qui nel piano intrapalare, qui in quella che è la sezione meridiana, ha a disposizione per rallentare dall'uscita della girante prima di incontrare effettivamente la palettatura. Questo è utile perché, ricordiamoci, una macchina operatrice, a seconda del grado di reazione, l'incremento di velocità all'uscita della parte motorica può essere notevole. Quindi, diciamolo subito, un punto pericoloso per quanto riguarda il superamento della velocità del suono, un punto pericoloso per cui il flusso può diventare supersonico, è proprio quello che abbiamo all'ingresso della palettatura statica. Perché la C2 all'uscita della girante è molto molto alta. In questo modo si mette a disposizione uno spazio non palettato, quindi dove non ci sono ostacoli con cui il flusso interagisce, difatti a sezione crescente, quindi si fa un primo recupero di pressione, di energia cinetica in pressione, non avendo a che fare con cui il flusso rallenta ma non incontra effettivamente gli ostacoli rappresentati dalle varie. Quindi rallenta e passa da quelle che possono essere condizioni supersoniche a condizioni subsoniche. Dopodiché effettivamente entra nel diffusore vero e proprio, quello palettato, dove c'è la conversione di energia cinetica in pressione senza che si corra il rischio che si inneschino appunto dei fenomeni di urto. Quindi girante con inducer e impeller. Generalmente gli anglosassoni distinguono appunto questa prima parte che facile dell'imbocco da quella che è la girante per la parte palettata in cui effettivamente c'è lo scambio di lavoro, un diffusore anulare non palettato, dove il fluido muovendosi in realtà verso sezioni crescenti tende a rallentare passando eventualmente da condizioni supersoniche a quelle subsoniche, e poi finalmente c'è la parte palettata per. Anche qui, nelle piccole realizzazioni, questa parte palettata, nelle realizzazioni diciamo meno pregiate, questa parte palettata potrebbe non essere presente come spesso accade nelle pompe, e il flusso viene raccolto direttamente, nel caso di macchina monostadio, in quella che è una voluta, che fa in questo caso effettivamente il diffusore, sempre una voluta a chiocciola che poi porterà il flusso allo scarico della macchina, alla bocca di mandata. Le giranti delle nostre pompe che abbiamo visto sono sempre giranti chiusi. Nel caso dei compressori possiamo avere a che fare con giranti cosiddette chiuse, quindi questo tipo, il disco portapala e il disco copripala, come abbiamo visto nelle pompe, oppure possiamo avere a che fare con giranti aperte, totalmente aperte, è mancante il disco copripala, come potete vedere. Diciamo così, nei compressori multistadio normalmente, anzi sempre, si montano giranti chiuse che riducono di molto quelle che sono le perdite per, di trafilamento, di ricircolo, di cui già abbiamo parlato. In particolare, in questo tipo di girante aperta, vi ricordate che se qui abbiamo delle pale radiali si forma sempre, abbiamo sempre a che fare con un lato della pala che è in sovrappressione e un lato della pala che è in depressione. Quindi il fatto che la girante non sia chiusa con un disco copripala determina che una parte del fluido determina degli effetti di bordo, che una parte del fluido tenderà a scavalcare la pala stessa all'apice, passando dal lato in pressione, dal condotto dove si trova in sovrappressione, al condotto contiguo dove invece c'è una depressione sul lato della pala. Quindi ci sono più perdite per trafilamento proprio questa volta all'apice della pala. Quindi sono delle giranti un po' meno performanti da questo punto di vista rispetto alle giranti.
però sono più semplici da costruire, sono più leggere, tollerano velocità periferiche più elevate, quindi le possiamo far girare a velocità maggiori, possiamo contare su delle U con 2 maggiori e quindi sulla possibilità di scambiare più lavoro. Questo soprattutto se la nostra girante la fa delle pale di forma radiale, che sono quelle costruttivamente più resistenti. Per praticamente sempre nelle giranti aperte è la pala stessa che va a definire la bocca di aspirazione, vedete com'è prolungata fino ad avere un bordo di attacco che effettivamente giace tutto su una direzione radiale. Gli angoli beta 2, scusatemi, gli angoli costruttivi geometrici al bordo di attacco, il beta 1C, per i compressori in genere sono un po' più alti rispetto a quelli della, che abbiamo visto per la pompa, però comunque sono bassi. Quindi, pur facendo pale di spessore non grandissimo, abbiamo a che fare con aria, non abbiamo a che fare con liquidi ad alta densità come può essere l'acqua, però queste pale che saranno sempre a spessore, realizzate a spessore costante, quando le prolungo così tanto verso il bordo di aspirazione tendono a determinarmi un'ostruzione palare, un fattore di ostruzione, come ci siamo calcolati nell'esercitazione scorsa, che è considerevole. Molto spesso quindi si sceglie di prolungare verso il bordo di aspirazione una pala sì e una pala no. In questo modo al bordo in pressione abbiamo tante pale e quindi riusciamo meglio a guidare il flusso, riduciamo in realtà così il factor, quindi la nostra girante è più performante dal punto di vista della capacità di deflettere il flusso e cedere in definitiva lavoro al flusso stesso. Interrompendolo però qui la pala, non andiamo ad aumentare troppo il fattore di ostruzione all'ingresso. Quindi, quasi sempre, se vedete giranti radiali aperte, noterete questa particolarità: una pala arriva fino al bordo di aspirazione, un'altra pala invece no, la pala continua. Qui un esempio di architettura, alla fine della presentazione troverete una, vi ho messo, sono carini, delle rappresentazioni di turbocompressori che potete trovare in commercio con i campi di applicazione e le varie caratteristiche tecniche. Ho scelto di mettervi macchine piuttosto grosse rispetto ad altre piccole, magari facilissimo in rete trovate i cataloghi relativi ai compressori per applicazioni automobilistiche, quindi per la turbosovralimentazione. Poi più difficile invece trovare le caratteristiche di grossi compressori, tipo questo ad esempio. Potete vedere appunto una girante a pale radiali aperta, dove abbiamo scambio di lavoro tra fluido e macchina. Queste qui in rosso sono le pale statoriche, vedete lo spazio che c'è tra il bordo di scarico, il bordo in pressione della girante e l'inizio delle pale statoriche, proprio per permettere al flusso comunque di rallentare in maniera libera prima di incontrare degli ostacoli nel suo percorso. Particolarità in questo caso, credo che riuscite a vederlo, le pale statoriche sono orientabili in maniera da minimizzare le perdite per incidenza quando il compressore cambia la portata, quindi in regolazione. E abbiamo anche delle IGV orientabili all'ingresso della macchina. Su questo, sulla problematica dell'utilizzo delle IGV, poi torneremo nel proseguo, non oggi, ci torneremo sopra per i compressori assiali. Vi ricordate che il problema è cercare di adeguare le prestazioni della macchina in condizioni di regolazione, quindi quando varia la portata, di far sì che la macchina lavori sempre in condizioni di incidenza ottimali per quanto riguarda il flusso che arriva su una palettatura. Ripeto, poi per quanto riguarda la parte che effettivamente ci guida nel progetto della macchina, tantissime similitudini con le pompe radiali, in realtà molto spesso trovate nei libri semplicemente il progetto della girante radiale, della girante centrifuga.
abbiamo sempre a che fare con il problema dello slip factor, quindi se rappresentiamo il coefficiente di lavoro, quindi la caratteristica dimensionale della macchina, coefficiente di lavoro in funzione del coefficiente di flusso, tenendo conto del fattore di scorrimento che abbiamo introdotto parlando delle pompe centrifughe, abbiamo che questo coefficiente di lavoro dipende dall'angolo costruttivo della pala, dipende dal coefficiente di flusso, quindi dalla portata in termini dimensionali, e da questo slip factor che possiamo calcolare in vari modi. Deviazione tiene conto della deviazione che il flusso ha all'uscita dei condotti rotorici rispetto a quella che è la direzione geometrica. Abbiamo una direzione cinematica diversa, quindi una C2U diversa, quindi un lavoro di colettatura scambiato nel caso di numero di pale finite minore di quello che avremo nel caso di flusso congruente alla pala stessa. Sono valide, potete fare riferimento ancora alle relazioni che abbiamo visto per le pompe. Vi segnalo soltanto che per le giranti a pale diritte è molto utilizzata la correlazione di Slanitz, in cui calcola il fattore di scorrimento semplicemente in funzione del numero di pale, ed è molto comoda da utilizzare appunto se si fa il progetto del compressore centrifugo a pale radiale. Perché è molto comodo? Perché questo beta 2G vale 90 gradi nel caso di pale radiale. Effettivamente il coefficiente di lavoro in quel caso viene a coincidere con il fattore di scorrimento CP, con lo slip factor, quindi banalmente il coefficiente di lavoro dipende soltanto dal numero di pale. Proprio viene il coefficiente di lavoro pari a 1 meno 2 su 0. Quindi molto molto comodo. Altri elementi: per quanto riguarda il numero di pale, possiamo utilizzare delle relazioni ricavate da Stepanov, che fa riferimento all'angolo costruttivo, o da Eckert. Stepanov fa riferimento soltanto all'angolo costruttivo al bordo in pressione, Eckert fa riferimento agli angoli costruttivi al bordo in pressione in aspirazione e ai raggi in ingresso e in uscita del condotto rotorico, in maniera simile a quanto ha fatto Flyder, a quanto abbiamo visto per la relazione di Flyder per le pompe. In effetti Flyder per i compressori centrifughi propone di calcolare il numero di pale con una relazione assolutamente simile a quella che abbiamo visto per le pompe, cambia soltanto il fattore numerico che fa moltiplicare i vari termini geometrici. Se andate a fare il confronto, quindi generalmente un compressore centrifugo ammetterà l'uso in condizioni ottimali di un numero di pale maggiori a parità di diametri, a parità di angoli costruttivi, di quelle che sono richieste da una pompa. Dopodiché qui vi ho riportato quelli che sono dei rapporti di forma tra virgolette ottimali per quanto riguarda i nostri giranti, valori tipici nel caso di girante aperta o girante chiusa dei coefficienti di flusso, un range e coefficiente di carico. Questo qui non è il coefficiente di lavoro che abbiamo visto prima, ma è il coefficiente di carico, lavoro ideale su velocità di ricarica. Ovviamente chiamandoci alla teoria che abbiamo sviluppato la settimana scorsa per le giranti centrifughe, la girante aperta in realtà è una girante che tende, in cui tendiamo a preferire le prestazioni rispetto al rendimento, abbiamo dei coefficienti di carico un po' più alti rispetto a quelli che sono i coefficienti di carico tipici delle giranti chiuse, il che va a impattare poi sul grado di reazione. Diciamo, per quanto riguarda il valore che possiamo presumere per Perù, diciamo, ci sono macchine, soprattutto quelle utilizzate nel campo aeronautico, con pale radiali dove potete considerare delle velocità periferiche fino a 500 metri al secondo. Ci ricordiamo sempre che il lavoro di palettatura è proporzionale ad U4, girante aperta
diciamo 0,8 per u al quadrato, o u2 al quadrato, in questo caso facciamo riferimento alla velocità del bordo di uscita, girante chiusa 0,7, ci mettiamo ai massimi e potete trovare quello che è il massimo lavoro ideale specifico scambiabile dallo stadio di un compressore centrale. Problema è il superamento della velocità del suono, perché come abbiamo detto, se il flusso incontra un ostacolo e stiamo in condizioni supersoniche, non c'è nulla da fare, nasceranno delle onde d'urto di tipo normale o, se ci va bene, se siamo stati bravi, di tipo obliquo. Ora, dov'è che in un compressore centrifugo può sorgere il problema delle onde d'urto? Dov'è che possiamo avere il superamento della velocità del suono? Facciamo un attimo la storia. In un compressore noi, per l'appunto, abbiamo compressione del flusso. Diciamo, partiamo da un certo stato, rappresentiamo la politropica equivalente. Diciamo il numero di Mach è il rapporto tra velocità del flusso e velocità del suono. Dobbiamo stare attenti a quei punti dove la velocità relativa flusso par è alta, quei punti dove la temperatura è bassa. Lavoro di palettatura per una macchina centrifuga: C2 alla seconda meno C1 alla seconda fratto 2 più C2 alla seconda meno 1 alla seconda fratto 2 più W1 alla seconda meno W2 alla seconda fratto 2. Se facciamo riferimento al rotore, dobbiamo considerare le velocità relative. Quindi in realtà nel rotore abbiamo dei condotti deceleranti per quanto riguarda le velocità relative. La W1 sarà più grande della W2. Inoltre, siccome abbiamo a che fare con una trasformazione di compressione, man mano che comprimiamo la temperatura del fluido sale, cresce anche la velocità del suono. In realtà, se facciamo riferimento alla parte rotorica, il punto più pericoloso è l'ingresso del condotto rotorico, lì dove abbiamo le velocità relative più alte e abbiamo le temperature più basse, quindi le più basse velocità del suono. Uno, dovremo accertarsi che all'ingresso dei condotti rotorici non ci sia superamento della velocità del suono, tenendo conto di tutti quanti i limiti associati ai nostri metodi di calcolo, che per quanto riguarda il progetto preliminare del compressore sono squisitamente monodimensionali. Quindi dobbiamo in qualche modo mettere dei coefficienti di sicurezza che tengono in conto degli effetti locali, che noi non riusciamo a vedere con il nostro approccio al progetto. Dopodiché, quindi per il rotore la verifica riguarderà fondamentalmente l'ingresso, per lo statore idem. Il flusso viene scaricato ad alta velocità dal condotto rotorico C2, perché una parte del lavoro viene ceduto come lavoro di reazione e quindi fa aumentare direttamente la pressione, una parte viene ceduto come viene acquisito dal fluido come incremento di energia cinetica, quindi la C2 è molto alta all'uscita del condotto rotorico. Questa C2, se il condotto rotorico e il condotto statorico fossero immediatamente affacciati l'uno sull'altro, sarebbe la velocità con cui il fluido entra nel condotto statorico. Quindi, per quanto riguarda la verifica dei condotti statorici, anche qui il punto più critico è l'ingresso, perché poi nei condotti statorici il loro scopo, ancora una volta, è decelerare il flusso. Quindi prendere delle C2 elevate e rallentare fino a recuperare energia di pressione, rendendo la velocità di scarico compatibile con quella che è la velocità prevista alla bocca di mandata della macchina. Quindi noi dovremo fare
due tipologie di verifiche, una riguardante l'ingresso del condotto rotorico e poi dovremo andare a verificare anche l'ingresso del condotto stoporifico, perché qui i discorsi si ripetono a riparo. La C diminuisce man mano che ci muoviamo dall'ingresso del condotto fino all'uscita del condotto, mentre la temperatura aumenta. Quindi il numero di Mach va scendendo man mano che ci muoviamo all'interno del condotto stoporifico assoluto, perché qui dobbiamo considerare le C per fare la verifica, ovviamente, come il numero di Mach calcolato in senso relativo andava diminuendo, va diminuendo all'interno del condotto stoporifico. Quindi il punto più critico è sempre l'imbocco. Ora, normalmente, come vi dicevo, le valve, in realtà le valve statoriche non si affacciano direttamente su quelle rotoriche, c'è lasciato intenzionalmente libero uno spazio che dà luogo a un diffusore annulare, di tipo annulare, non palettato. In questo spazio il flusso ha tempo di rallentare e normalmente, per quelli che sono i criteri utilizzati nel progetto, si può accettare che all'uscita del condotto sfotonico, quindi punto 2, uscita condotto rotorico, si può accettare di avere un flusso leggermente supersonico. Quindi qui, noi nel progetto della girante, andremo a fare una verifica, Mach pari a C2 fa radice di KLT2, non richiederemo flusso subsonico, ma possiamo accettare, come riportato sulla slide, un numero di Mach fino a 1.3. Che poi per quello che il modo in cui normalmente sono realizzati i fusori annulari, il flusso viene preso, rallentato e portato in condizione subsonico all'ingresso del successivo del diffusore palettato vero e proprio. Ingresso della girante. Ora, vi ricordate, nelle pompe punto più pericoloso per la cavitazione è l'ingresso della girante, in maniera del tutto analoga per i compressori il punto più pericoloso per instaurarsi di onde d'urto è l'ingresso della girante. In particolare possiamo ripetere la stessa identica trafila di ragionamenti che abbiamo fatto per la pompa, lo facciamo in maniera veloce. Nella girante le pale sono sempre prolungate verso il porto d'ingresso. La verifica, stiamo parlando di interazione tra flusso e parti mobili, quindi riguarda il moto relativo, quindi dobbiamo considerare le W, le velocità relative tra flusso e parte. Beh, assumiamo le condizioni termodinamiche più o meno costanti lungo tutta l'altezza della pala, il punto più pericoloso, come succedeva nella pompa, è questo, dove abbiamo i massimi valori di W, perché se la C con 1, come nella realtà la possiamo considerare costante al variare del raggio nella bocca di aspirazione, la U con 1 viceversa cresce man mano che passiamo dal raggio interno al raggio esterno, quello che caratterizza l'apice della pala, e quindi le W più grandi ce le abbiamo qui. E qui abbiamo il massimo pericolo, quindi il massimo valore del numero di Mach che dobbiamo verificare. In maniera, ripeto, del tutto simile a quanto abbiamo fatto per la cavitazione, il punto ragionamenti che abbiamo sviluppato per la cavitazione, in realtà il punto più pericoloso è immediatamente all'interno del condotto rotorico, dove abbiamo un'accelerazione, un'ulteriore accelerazione del flusso causato ad esempio dall'ostruzione palate. Quindi la verifica andrebbe fatta considerando il valore della velocità relativa che il flusso ha immediatamente all'interno del condotto rotorico all'apice della pala, punto 1'. Normalmente ci si riporta alla velocità calcolata al bordo, diciamo quello che abbiamo definito bordo 1 immediatamente precedente l'ingresso del condotto rotorico, tramite una relazione dove compare un parametro empirico lambda, di cui però, per quelle che sono normali finiture, abbiamo abbastanza confidenza sul valore che può essere assunto da tale parametro. In realtà nella cavitazione ne avevamo tirati in ballo due di parametri, lambda 1 e lambda 2, uno legato al valore della C con 1 e
e uno legato al valore della W con 1, in questo caso in realtà teniamo conto solo di quanto variano la W, di quello che è il valore, la variazione di valore della W con 1 dal bordo d'ingresso al bordo, dal bordo immediatamente a monte dell'ingresso al condotto rotorico al bordo immediatamente dentro il condotto rotorico. Quindi abbiamo a che fare con un solo parametro. Normalmente questa W max deve essere minore di A, velocità del suono locale, calcolata in questo stesso punto. Conviene abbondare un attimo in sicurezza, conviene in realtà non arrivare ad 1, ma fermarsi un po' prima, imporre che il numero di Mach massimo che riusciamo a prevedere con le nostre analisi monodimensionali in fase di progettazione sia minore di 0.85. Vi ricordate questo numero? L'abbiamo già detto. Quando ci vogliamo mettere in sicurezza riguardo all'interazione tra il flusso e la pala, si prendono valori di Mach intorno a 0.8-0.85 come numero di Mach massimo accettabile, se vogliamo essere effettivamente sicuri che il flusso sia sul soffio. Questo deriva dal fatto che quando il flusso incontra un ostacolo deve girare attorno all'ostacolo, attorno al naso della nostra pala, quindi in realtà ci sono delle accelerazioni locali che sono molto forti, ne abbiamo discusso quando abbiamo discusso di aerodinamica durante le nostre lezioni. Quindi in realtà conviene metterci in sicurezza prevedendo che quelli che calcoliamo con le nostre analisi sono dei valori monodimensionali, ma poi ci sono degli effetti locali sul naso della pala dove le velocità sono molto più alte e lì, se superiamo le velocità del suono, si innescano fenomeni di rotto. Quindi la verifica normalmente è il massimo del numero di Mach accettabile è minore di 0.8-0.85. Ci sono dei casi in cui è difficile soddisfare questa verifica, perché la W crescono sia al crescere della C, quindi quando magari si devono stabilire portate molto volumetriche molto elevate, sia al crescere della U quando abbiamo a che fare con velocità di rotazione molto alte perché bisogna scambiare tanto lavoro. Quindi se abbiamo a che fare contemporaneamente con alte portate ed alte velocità di rotazione, è facile che la W che il fluido presenta all'ingresso dei condotti rotorici effettivamente sia tale da raggiungere le condizioni soniche. In questo caso una cosa che si può fare, appunto le pale di prerotazione che abbiamo visto nella slide precedente, si può prerotare il flusso all'ingresso della girante in questo modo. Vedete, a parità di velocità periferica e a parità di altezza del triangolo delle velocità, quindi di componente meridiana e quindi di portata smaltita, ruotando la C abbiamo una velocità relativa che tende a diminuire. Ovviamente la C la dobbiamo ruotare in questo senso, se la ruotiamo in senso opposto otterremo effettivamente esattamente il fenomeno opposto, le velocità relative crescerebbero ancora di più. L'angolo che si viene a formare tra la velocità assoluta e la velocità periferica, quindi è un angolo acuto, il lavoro di palettatura in questo caso, se c'è prerotazione, ci ricordiamo dalla formulazione diretta di Euler, è U con 1 per C con 1 U, per cui in realtà in questo caso questa C con 1 U è positiva, prerotando in quel modo, quindi va a far diminuire il lavoro di palettatura scambiabile dalla girante su, rispetto al caso di flusso non ruotato. Quindi abbiamo una controindicazione, è vero che ci allontaniamo dalle condizioni soniche al bordo d'ingresso, però diminuiamo la capacità della girante di smaltire la luce. Come abbiamo fatto per le pompe, possiamo trovare una forma
abbiamo fatto per la cavitazione delle pompe, possiamo trovare una forma geometrica ottimale per quanto riguarda la resistenza al raggiungimento delle condizioni soniche per le giganti centrifughe. Il procedimento è assolutamente identico a quello che già abbiamo sviluppato, i passaggi sono proprio gli stessi. Facciamo riferimento sempre al punto di cui abbiamo parlato, esprimiamo, io qui vi ho fatto il caso di flusso non prerotato all'ingresso, quindi alfa 1 uguale 90 gradi, esprimiamo la velocità relativa in funzione del diametro della bocca di aspirazione della girante e in funzione dell'angolo cinematico calcolato considerando il triangolo appunto nel punto 1A. L'abbiamo fatto a lezione, l'abbiamo fatto durante l'esercitazione, il diametro della bocca dell'aspirante, il diametro della bocca di aspirazione della girante lo possiamo esprimere in funzione della portata volumetrica, della velocità di rotazione della girante stessa omega, dell'angolo cinematico beta 1A e del coefficiente di ostruzione morso, K, così come l'abbiamo definito appunto nella lezione scorsa. Di conseguenza possiamo esprimere la velocità relativa in funzione di questi parametri: velocità di rotazione, angolo cinematico beta 1 al bordo d'ingresso, portata volumetrica, coefficiente di ostruzione e coefficiente di ostruzione. Per soddisfare la verifica sonica, quindi la WVmax che otteniamo moltiplicando per quel fattore 1 più lambda, ossia tutta quanta questa espressione, deve essere minore di 1. Se l'analizziamo quell'espressione, cioè, vedendo lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto per la cavitazione nel caso delle pompe, a parità di omega, a parità di Q, ritenendo K costante, il che è una forzatura, però da un punto di vista qualitativo, didattico adesso va bene, la WVmax dipende soltanto dall'angolo cinematico beta 1A. In particolare la cosa buona è che esiste un valore dell'angolo cinematico che mi va a minimizzare la velocità relativa calcolata all'apice della palla, al bordo d'ingresso. Per le pompe avevamo trovato circa 17 gradi per i valori tipici assumibili per lambda 1 e lambda 2, nel caso del compressore abbiamo valori leggermente più grandi considerando il valore tipico di lambda 0,2 e 0,3. 32-33 gradi da imporre per l'angolo cinematico beta 1 all'apice della pala nel bordo d'ingresso. Quindi se vogliamo progettare un compressore cercando di tenerlo il più lontano possibile al raggiungimento delle condizioni soniche, come abbiamo fatto per la pompa, al bordo di aspirazione noi abbiamo un angolo cinematico da imporre per quanto riguarda le velocità relative. Spesso si parla di cifra sonica, cioè se prendiamo questa espressione e consideriamo la condizione limite, dove la condizione limite è WVmax, velocità relativa massima che abbiamo, pari proprio alla velocità del suono, possiamo riarrangiare e definiamo cifra sonica appunto questo parametro dimensionale che dipende soltanto da lambda e dall'angolo cinematico beta 1, dove nel parametro dimensionale, così come per la maniera simile alla cifra caratteristica dell'aspirazione che abbiamo definito la settimana scorsa, ci ricorda il numero di giri specifico, velocità di rotazione, abbiamo una portata volumetrica, abbiamo una velocità, questa volta non un lavoro specifico, elevata a 3 mezzi al numeratore. Ora, più alto per una girante il valore della cifra sonica, meglio è da un certo punto di vista, cioè la nostra girante più resiste, capace di smaltire più portata o di girare più velocemente,
In effetti ritroviamo che questo parametro, definite quelle che sono le condizioni termodinamiche all'aspirazione, quindi definito A, ammette questa volta un massimo proprio per quegli angoli, intorno di quegli angoli, 32-33 gradi, che viene uscito. Qui in realtà sono riportate due curve tenendo conto di una correzione, facendo riferimento sempre alle condizioni di aspirazione rispetto alla bocca della macchina. In un caso si è ritenuto costante praticamente la densità del flusso tra bocca d'ingresso della macchina e bocca d'ingresso della girante, in un caso si è considerato invece la variabilità della densità per le perdite, le reazioni di energia che ci sono, ma come potete vedere i risultati per quello che ci interessano sono molto simili. Chiudiamo questa breve chiacchierata oggi facendo un cenno alla problematica delle macchine multistadio. Tanto lavoro da scambiare appunto per comprimere i riforni, molto spesso nei compressori, non solo quelli assiali ma anche quelli centrifughi, bisogna ricorrere a macchine multistadio. Quale può essere il progetto di una macchina multistadio? Cerchiamo di fare dei belli stadi che si ripetono identici l'uno all'altro, oppure assolutamente simili l'uno all'altro. Consideriamo simili dal punto di vista geometrico e che funzionano anche in condizioni di similitudine, che ci semplificherebbe molto soprattutto il lavoro progettuale. Progettiamo una girante, abbiamo tutti quanti i triangoli delle velocità che si ripetono identici passando da uno stadio all'altro. Ora, se siamo obbligati a fare una macchina multistadio, macchina termica, quindi la portata massica smaltita da ogni stadio è costante, M punto, calcoliamola, riferiamola questa portata al bordo in pressione del rotore, quindi al bordo 2, sarà la densità ρ2, quindi il diametro della girante, altezza della pala, per la componente meridiana della velocità, come oramai siamo abituati a fare per le macchine centrifughe. Se vogliamo realizzare delle macchine, delle giranti, una successione di stadi in cui le giranti sono tutte simili tra di loro e lavorano in condizioni di similitudine, questo significa che i rapporti di forma devono essere vari, mantenersi costanti nei vari stadi. Prendiamo D con 2 come grandezza caratteristica, quindi deve mantenersi costante il rapporto di forma altezza di pala rispetto al diametro, alla dimensione caratteristica della girante. Moltiplichiamo e dividiamo per D con 2. Se vogliamo che lavorino in condizioni di similitudine, deve essere costante anche il coefficiente di flusso tra i vari stadi. Esprimiamolo come C2M su V2 e moltipliamo e dividiamo per V2. Ossia pari ρ con 2 per π greco D con 2 al quadrato per V2 su D2 per Q con 2 e ancora omega velocità di rotazione per D2 mezzi per C con 2N su 1. Ossia ρ2 π greco D2 alla terza fatto 2 rapporto di forma D2 su D2 coefficiente di flusso riferito al bordo in pressione per velocità di rotazione omega della girante. Tutte le giranti, se la macchina
molti stati, gli stati sono in serie, tutte le giganti sono caricate sullo stesso albero e quindi ruotano con la stessa velocità di rotazione. Ripeto, se vogliamo fare macchine simili, stati simili, giganti simili che lavorano in condizioni di similitudine, in punti corrispondenti, questo si deve mantenere costante tra i vari stati, il coefficiente di flusso deve essere sempre lo stesso per i vari stati. Che succede? Elaboriamo sempre la stessa portata massima, man mano che comprimiamo la densità cresce. Viceversa, D2 deve variare con la densità. Man mano che comprimiamo, siamo costretti a ricorrere a giranti aventi diametro sempre minore. In particolare, se esercitiamo D2 al cubo è proporzionale al volume specifico che il fluido ha all'uscita di ogni girante, ossia il diametro della girante deve variare con la radice cubica del volume specifico, che sta diminuendo con la linea di compressione. Ovviamente se D2 varia con la radice cubica del volume specifico, anche la velocità periferica della girante varia con la radice cubica del volume specifico, visto che la velocità di rotazione è sempre la stessa. Quindi se volessimo mantenere questo approccio, abbiamo che dovremmo seguire la linea di compressione del fluido lungo la macchina multistadio e fare delle giranti sempre più piccole per quanto riguarda il diametro. Quindi anche il lavoro scambiato effettivo di palettatura diminuirebbe, mantenendo costante, mirando ad avere lo stesso coefficiente di lavoro. Se la O2 diminuisce man mano che andiamo avanti lungo la linea di compressione, in realtà il lavoro di palettatura, quindi il delta H che realizziamo in ogni stadio, alla fine tende anch'esso a diminuire man mano che diminuisce il volume specifico. Sostanzialmente, se rappresentiamo in forma qualitativa quello che sarebbe lo sviluppo a serie della macchina, quindi primo stadio, secondo stadio, terzo stadio e così via, il diametro dovrebbe variare appunto con la densità, con il volume specifico, e dovrebbe essere decrescente, cosa estremamente scomoda da realizzare da un punto di vista. Quindi cosa si fa? In realtà, per semplicità costruttiva, le macchine ad elevato numero di stadio vengono divise in più corpi: primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo. Corpo di alta pressione, media pressione, bassa pressione, media pressione, alta pressione, non andiamo avanti con il gruppo di compressione. Ognuno formato al massimo da 3 o 4 stati, dove in questi stati in realtà si preferisce mantenere costante il diametro di D2 della girante, perché in questo modo diventa più semplice costruire la macchina, il che significa che la velocità O2 è sempre la stessa. Se si mantengono costanti anche i valori di ψ e di φ, in realtà per avere gli stessi triangoli delle velocità, il che semplifica la fase di progetto, questo significa che in realtà non potremo rispettare in maniera rigorosa la similitudine geometrica tra le varie giganti. In realtà il piano intravalare sarà in questo modo lo stesso, nella sezione meridiana la vedremo cambiare perché compenseremo la variazione di volume specifico, di densità, come preferite, con un'altezza di pala sempre più piccola man mano che procede il processo di compressione. Questo quindi equivale a sostituire questa linea in cui ci sono tante giganti con diametri che vanno a decrescere, in realtà con un gruppo con, ripeto, 3 o 4 stati in genere con pari diametri. Dopodiché si è costretti a diminuire il diametro perché procedendo in questa direzione arriveremo ad altezze di pale all'ultima girante troppo basse, i problemi poi fluidodinamici. Vi segnalo che, se vi ho detto, nelle giranti radiali aperte sono quelle che riusciamo a raggiungere le maggiori velocità di rotazione
abbiamo detto fino a 500 metri al secondo per applicazioni pregiate. Nei compressori multistadio invece bisogna tener conto che possono, l'albero potrebbe vibrare, su cui sono collettati vari stati ruotando ad alte velocità, le omega, ripeto, possono essere molto molto elevate. In questo caso la O con 2 va limitata, arriviamo a considerare al massimo allo stato attuale, diciamo io come valore indicativo vi do 350 metri al secondo. Quindi magari nel nostro approccio al progetto, noi nella progettazione di una, un compressore centrifugo molto stadio potremmo partire proprio da questo valore limite. Cioè, ok, questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, ipotizziamo di avere 350 metri al secondo come O con 2 massima. Andiamo a vedere che il lavoro di palettatura riusciamo a smaltire e cominciamo a fare un frazionamento e andare a vedere quanti stati ci servono per fare questo lavoro, per scambiare questo lavoro. Vedete, qui abbiamo appunto una rappresentazione di un compressore centrifugo a più stati, dove appunto abbiamo un corpo di bassa pressione, come al solito girante, diffusore, canale con brogliatore che mi riporta alla girante successiva e così via. Vedete, qui in questo primo corpo di bassa pressione i diametri si mantengono costanti, diminuisce da stadio a stadio quella che è l'altezza di campo. A un certo punto diventerebbe troppo piccola, si è costretti a passare al corpo di alta pressione, in questo caso abbiamo due corpi, si diminuisce il diametro della girante relazione a quell'andamento che abbiamo studiato prima e si ripete lo stesso identico discorso. Ok, e qui come vi dicevo ci sono poi una serie di slide che vi ho montato cui potete, sono dei valori indicativi su compressori centrifughi monostati e multistati per l'utilizzo industriale di performance che posso gestire. Nell'esercitazione che noi inseriamo mercoledì andremo a progettare un oggetto, questo in realtà, le specifiche prese per l'esercitazione fanno riferimento proprio a quel tipo di compressore. Ci verrà fuori una macchina, non mi ricordo se a 3 o 4 stati, e andremo a vedere come.